Ci troviamo qui in compagnia di Davide Polito, presidente della Fondazione Fioravante Polito, e Davide Salato, collaboratore. Inizio con il chiedere: da quanto tempo esiste questa fondazione? Quali sono le sue finalità? Buonasera, è nata come associazione nel 2006, sì. Poi sono 4 anni che è diventata fondazione ed è intitolata alle memorie di mio padre e mio fratello. È nata come biblioteca del calcio per far avvicinare i giovani alla lettura, alla cultura sportiva, non solo andando a tifare negli stadi. E poi lo scopo principale è il passaporto ematico, che tutti i bambini dai 6 anni devono fare gli esami ematici, altrimenti nessun medico dello sport può rilasciare l'idoneità allo sport. Qual è stata la motivazione principale che all'inizio vi ha spinto a concretizzare questa originale idea? La motivazione è stata che nel 2006 ho subito due interventi al cuore, quindi io sono stato un anno a riposo in malattia. Io come lavoro sono un funzionario della dogana a Salerno. Essendo che stavo a casa in malattia, ho avuto questa idea di aprire questa biblioteca del calcio. Ho un amico nel mondo del calcio che è stato consigliere federale della FIGC, che è stato dirigente del Napoli, Salvatore Gagliano, che mi ha spinto, mi ha presentato tante persone nel mondo del calcio che ci hanno dato una mano. Stiamo andando avanti insieme a lui, perché lui è anche presidente onorario della fondazione, insieme a Giovanni Malagò, che è stato nominato il 4 dicembre 2019. Sappiamo che promuovete molte manifestazioni e molti eventi collegati alla vostra fondazione. Potete spiegarci nello specifico di che cosa si tratta? Allora, l'evento importantissimo è il premio Andrea Fortunato, che è giunto all'11ª edizione, che si svolge al CONI a Roma nel mese di dicembre. È stato istituzionalizzato dal CONI, e dove vengono premiati personaggi dello sport, del giornalismo, della medicina. L'anno scorso è stato premiato il professor Locatelli, che vediamo spesso purtroppo in televisione per questo Covid, e dove oltre ai premiati c'è un convegno che si svolge ogni anno. Si raccolgono le firme di adesione al passaporto ematico alla presenza di un notaio, e ci auguriamo che quest'anno si può svolgere la manifestazione. La vostra fondazione è una fondazione aperta a tutti? Sì, è aperta a tutti. La fondazione ha anche il Museo del Calcio alle nostre spalle, che purtroppo è chiuso per questo lockdown, non si può accedere ed è gratuito a tutti.